Giurdignano sono ricche e variegate le testimonianze afferenti al mondo italo-greco-salentino, cultura che per secoli ha influenzato la tradizione artistica, linguistica e religiosa di Terra d'Otranto. Il retaggio del monachesimo orientale si fa evidente nel complesso abbaziale definito Le Cento Porte, collocato nella campagna levantina giurdignanese. I resti risalgono all'alto medioevo e sono riconducibili ad una fondazione monastica italo-greca, databile secondo alcuni storici al V-VI secolo. La struttura ha poi subito delle modifiche sostanziali nel corso del tempo, in particolar modo durante il dominio normanno. La chiesa, secondo la tradizione, era intitolata ai santi Cosma e Damiano, ipotesi suffragata dall'antica presenza di affreschi, riconducibili a due santi medici, così come attesta l'arcivescovo di Otranto nella sua visita pastorale del 1608. Un altro gioiello del patrimonio culturale giurdignanese è la cripta di San Salvatore, scavata nel banco tufaceo nella periferia a sud del centro storico. Si tratta di un edificio religioso bizantino che si articola nel sottosuolo in tre navate e tre absidi, suddivise dal caratteristico bema, riconducibili come tipologie architettoniche all'VIII secolo. All'interno si possono ammirare diversi lacerti d'affresco, pitture che un tempo arricchivano le pareti della chiesa. Mirabili sono le volte, scolpite nella pietra viva e ricche di antico fascino. A coniugare il mondo megalitico con la devozione religiosa giurdignanese è la cripta di San Paolo. Sorta nel banco di roccia che ospita l'omonimo menhir, l'apertura ipogea mostra un affresco di San Paolo, santo tutelare invocato contro i morsi di animali velenosi. Non a caso, l'immagine dell'apostolo è affiancata da un ragno, intento a tessere la sua ragnatela, a testimonianza del rapporto che lega San Paolo con il tipico fenomeno del tarantismo.